stralegali del potere esecutivo. Zini si fiderà del ministro dell'interno Giovanni Nicotera, attenzione, un altro ministro dell'interno dei loro, ma resterà spiazzato dal mutamento di linea allorché lo stesso Nicotera, nel giro di poche settimane, influenzato dal suo segretario, il potentino Pietro La Cava, potentino perché era di Potenza, si allontanerà, scrive Benigno, da quell'indirizzo legalitario e garantista con cui aveva inaugurato il suo mandato. Si avvera la profezia di Luigi Settembrini, tutti i grandi nomi della letteratura italiana dell'Ottocento, degli storici, degli studiosi, per cui coloro che un tempo si mescolarono nelle cospirazioni e nelle sette non possono far bene i ministri. E quando vengono le elezioni politiche, novembre 1876, cioè ieri, il successo della sinistra è conquistato grazie anche ad accordi con la malavita. Oh ragazzi, qui è del 1876, a chi lo dobbiamo dire? Io non lo so. Poi, ottenuti i voti nel modo... Quindi mafia capitale non è niente di nuovo. Ma figurata, è una cagata di mosca. È quello che in termini borsistici si chiama moschino. Poi, ottenuti i voti nel modo di cui si è appena detto, Nicotera si presenta come uomo d'ordine e di sicurezza ad ogni costo. Ma che cosa dobbiamo dire? Contro i socialisti, perché i socialisti davano un po' di fastidio, no? Quindi subito accordi con la mafia. Il ministro approfitta di un caso specifico, l'ammonizione per mafia di Francesco Sceusa, esponente di un piccolo gruppo internazionalista trapanese e animatore di un giornale socialista del luogo, lo Scarafaggio. Allora, questo qui è stato uno dei primi socialisti, sto Sceusa. Che cosa si becca? L'accusa dei mafiosi. È classico. Poi il giornale è tipico, lo Scarafaggio, proprio tipico del contestatore dell'epoca, come i nostri, insomma, tipo la voce della Fogna, della Zanzara, tutta la stessa. In Parlamento Nicotera accusa sto povero Sceusa che avrà avuto un seguito di 10 persone, 20 persone. Allora, Nicotera accusa Sceusa di essere un mafioso ammantato con la veste di uomo politico. Di più, allarga il discorso dicendo che i socialisti sono mafiosi in Sicilia, camorristi a Napoli, accoltellatori nella Romagna. Chi deve dire più? Dei socialisti. Oh, gli accoltellatori, non scherzavano, gli accoltellatori delle Romagne, avevano un epicentro a Ravenna. E tra l'altro accoltellarono anche un cardinale, per nostra fortuna pare che sia morto, almeno uno. Oh. La Gazzetta d'Italia contrattacca e accusa Nicotera di essere stato la spia. Attenzione, questo qui è una cosa bellissima, che pare sia vero, accusa Nicotera di essere stato la spia che nel 1857 aveva provocato il fallimento della spedizione di Carlo Pisacane a Sapri, alla quale il ministro pare abbia partecipato. No, ha partecipato, e i dati che io ho letto una quindicina di anni fa fanno vedere Nicotera in una veste molto ma molto ambivalente. Sostiene Benigno che si trattò di un regolamento di conti all'interno della sinistra tra Nicotera e Francesco Crispi, niente meno, appena escluso dal governo. La sinistra intransigente di Benedetto Cairoli e Giuseppe Zanardelli, tutti nomi ultra conosciuti, non fosse altro perché le strade di Roma hanno tutte al centro questi nomi, sono stati tutti, Crispi sappiamo che è stato, io sarei stato Crispino fino alla morte. A questo punto si scatena contro il ministro, inaugurando una prassi che farà proseliti nei decenni successivi, fino ai tempi nostri, finalmente lo scrive, definendolo come più autoritario, illiberale
e corruttore dei suoi predecessori. Quindi gli danno addosso, ed è giusto, no? Al Nicotera, e gli dicono che è corruttore, il più grande corruttore, ne sono convintissimo, oltre che traditore di Pisacane. Nel contempo Nicotera guadagna l'appoggio di commentatori moderati del calibro di Giacomo Pagano e Ruggero Bonghi. Ricordiamoci che Ruggero Bonghi è stato un grande scrittore e grande polemista dell'epoca. Sono le premesse del fenomeno che prenderà il nome di trasformismo. A quel punto De Pretis molla Nicotera e recupera al Ministero dell'Interno Crispi, il quale però sarà costretto a dimettersi allorché il Bersagliere, un giornale che fa capo a Nicotera, lo accuserà di bigamia. Non lo potevano accusare di nient'altro e accusano Crispi di bigamia. È la stessa cosa più o meno utilizzata dai servizi segreti di Israele per compromettere il Presidente della Repubblica, Repubblica Americana. Ma perché si è stato troppo lontano il Berlusca? Il Berlusca, è la stessa roba. Come Clinton. Sì, Clinton, parlavo di Clinton prima. Cioè. Allora. Il nuovo re Umberto I, per uscire da questa situazione intricata, offrirà la guida del governo a Cairoli, che avrà con sé Zanardelli. Ma non finirà qui. Il prefetto di Palermo... Guarda, se Berlusca rientra in gioco, sicuramente li mangia tutti. Sì, questo è fuori discussione. Se è c'ha le palle, lui ha detto sì, che è pronto. Sì. Se c'ha le palle, stavolta fa fuori tutti. Anche Grillo. Certo, certo, ne sono convintissimo anch'io. Quei soldi si fa di lui. No, ma soprattutto con i dati e le informazioni che certo, lui può dimostrare, certo. Sono uscite ormai informazioni che dicono dai servizi segreti americani che c'è stato un complotto franco-tedesco ai danni di Berlusconi. Cioè tutto questo complotto che è partito dalla guerra di Libia e poi successivamente tendeva a esautorare Berlusconi per il fatto dell'emissione, dell'uscita dall'euro, della emissione monetaria che voleva fare lui. Esattamente. Capito? Il prefetto di Palermo, Antonio Malusardi, tira fuori un dossier, tanto per cambiare, in cui risulta che in un possedimento della Real Casa, la tenuta della favorita, vengono ospitati personaggi sospetti. Ma guarda, io che cazzo è? Quando accusarono Berlusconi, e io so perché, dello scudiero ma non è finita qui, pure vero so perché c'era quello scudiero. Allora, il prefetto di Palermo Antonio Malusardi tira fuori un dossier da cui risulta che in un possedimento della Real Casa, la tenuta non a caso della favorita è famosissima, sì, vengono ospitati personaggi sospetti. Uno dei guardiani sarebbe l'ammonito Francesco Cinà, che, guarda, c'è una similitudine pazzesca. Cinà. No, Cinà, Cirinà. Cirinà è quella... Quella donna oscena che io la stimavo una volta, ma si capiva perfettamente che era al servizio di loro signori, certo, che ha presentato la proposta di legge già votata, mi pare, al Senato, alla Camera, sui transgender. Sì, sì. Dunque, tira fuori un dossier da cui risulta, in un possedimento della Real Casa, la tenuta detta favorita, vengono ospitati personaggi sospetti. Uno dei guardiani sarebbe l'ammonito Francesco Cinà, mentre il capo del guardiacaccia è Camillo Cusumano, considerato un temibile mafioso. Io non lo so, che cosa dobbiamo ridere? No, è semplicemente mortificante. E che ancora si scriva e si valuti il valore delle persone attraverso degli stereotipi che a volte vengono utilizzati e nel momento in cui non servono più vengono disconosciuti. Allora, senti un po', questo qui era stato già arrestato 8 volte. Ma scusa, mi dici per quale ragione sto temibile mafioso già arrestato 8 volte e ancora in libertà? No, è già sotto la protezione dei Crispi.
La vicenda della favorita, scrive Benigno, mostra ancora una volta come i legami con le classi pericolose vengono usati alla stregua di strumenti di regolamento di conti fra gruppi di potere. Cazzo, che è una novità. In tutto questo libro si ha l'impressione di leggere pagine, questa è una bella frase tipica peraltro di Mieli, in tutto questo libro si ha l'impressione di leggere pagine che non si riferiscono solo agli anni che vanno dal 1861 al 1878. L'impressione. Sì, si ha proprio l'impressione. Senti, chiudiamo però perché siamo arrivati. Sì, siamo arrivati? Sì. Allora, vabbè, allora. Allora, ci riserviamo di aprire un secondo capitolo in questo bellissimo testo preparato dal nostro amico Enrico Montermini, nel quale si dimostra in maniera inoppugnabile il sistema di traffici economici e finanziari legati a risorgimento. Questo me lo devi dare. No, e ce l'hai. Te l'ho spedito. Te l'ho spedito. Quando? Te l'ho spedito l'altro ieri, quando l'ho ricevuto. Ah, non l'avevo visto. Vabbè. È importantissimo. Allora, il fatto, e io mi limito a fermarmi qui, non è quando uno dice dietro al risorgimento c'era il giro di soldi, non è così. Nella pratica sono affari molto più grossi, sono accordi, convegni, riunioni, assemblee, congressi, accordi, tutto quello che è stato nei retroscena, che vanno dagli accordi di Plombier. E tra l'altro voglio dire una cosa, quello degli accordi di Plombier è molto importante, perché mi serve anche per dire che quando qualcuno dice qui hanno fatto degli accordi segreti, non lo sa nessuno, perché a Plombier voi credete che Cavour e Napoleone III si sono incontrati lì di fronte a tutti, è il cazzo da raccontare, con tutto il giro, con tutti gli interessi dei banchieri, che sono stati la causa principale dell'arresto dell'offensiva del 1859, degli accordi di Villafranca tra Napoleone III e l'impero austriaco. Certo, e della pseudo sconfitta. Napoleone III aveva tutto l'interesse a seguire la campagna, non a fermarsi quando stava vincendo. È naturale. Come Hitler quando è arrivato alla Manica. Esattamente. No, chi cazzo ha fatto firmare Hitler? Esatto. Qua 4 giorni distrutto l'Inghilterra. Si parla proprio qui di certe forze occulte presenti nell'impero austriaco e presenti anche nel regno di Prussia, che vedi caso hanno delle sostanziali similitudini con le forze occulte che operavano all'interno del nazismo e che hanno vietato a Hitler di proseguire l'avanzata in Inghilterra. Spostandolo tutte le forze nei confronti della Russia. E basterebbe questo per concludere, per il momento. Poi, cari amici, lo leggeremo perché è di un'importanza stratosferica. Bello, molto bello, questo bisogna leggerlo con attenzione. Esattamente. Per adesso ciao a tutti. Abbiamo chiuso. Perfetto.